Eccomi. Allora, intanto rispondo ai fanculo più accaniti. Quindi, la roba di Mare Fuori, adesso appena torno a Milano, rincomincio a farla. Ti faccio lo spromo. Ok, grazie. Top. E rincomincio a farla, per la questione del copyright dovrò trovare, cioè avrò bisogno di ricorrere a misure un po' drastiche, però sarà solamente per quei fan veramente accaniti. Capirete poi a che misure drastiche mi riferisco. Per quanto riguarda la serie su New York, appena torno a Milano, che ho l'altro hard disk, quello con l'ottavo episodio, lo pubblico, a.k.a. domani? Dopodomani? Non so quando torno a Milano. Cioè dovrebbe essere o domani o dopo. E per quanto riguarda il resto di ciò che mi passa per la testa oggi, il 10 febbraio 2021, sto vedendo che su YouTube c'è molta gente adesso che sta fottendo l'algoritmo pubblicando tanti videini piccolini, no? E sta cosa funziona, mi sembra di capire, perché postano tanto e quindi quello fotte un pochino l'algoritmo. Ora, la cosa che manca a quei video lì, anche se è parte della qualità di quei video, è che sono di bassa qualità, nel senso che sono delle trollate da 2 secondi, cose così, e che ci sta, è parte della loro ironia, parte del loro mood, concept, quel cazzo che vuoi. Però, abbina il postare un botto di video piccoli a postarne di qualità, è fratello, cioè, boh, secondo me è una combinazione che funziona. In poche parole, ciò che sto dicendo è che questi canali qua che pubblicano un botto mi hanno un pochino ispirato a pubblicare un botto. Cioè, perché prima ero un po' bloccato, tipo, oddio, no, non lo so se postare questo su YouTube perché non so se è all'altezza di... Ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma vaffanculo. Quindi posterò un botto, tanto a differenza di Instagram non si intasa il feed delle persone, cioè nel senso se YouTube te lo vuole consigliare te lo consiglio, se no bella, l'unica cosa che si intasa è il mio canale, però il mio canale poi lo riesco a dividere anche in playlist, quindi sti cazzi. E quindi è la soluzione vincente, perché se c'è qualcuno che sta guardando questo video e non è un fanculo da prima dei dadi, del video lì dei dadi con Davide, dovete sapere che il 90% del mio pubblico deriva da Instagram, e deriva da Instagram perché? Deriva da Instagram perché facevo un botto di storie ed erano tutte pazze, ed erano in situazioni assurde, c'era... Ed erano divertenti, e però poi ho chiuso Instagram perché non mi portava da nessuna parte e io voglio, cioè nel senso, io voglio cavalcare un cazzo di cavallo d'oro come Napoleone grazie a questa merda, io voglio avere un cazzo di milioni di iscritti, porca puttana, e li devo avere adesso, non li posso avere, oh sì, speriamo che no, vaffanculo, basta! Basta, mi sono rotto i coglioni. Non voglio andare a fare il montatore per la Rai e fumarmi 50 paglioni al giorno con un cappellino con scritto Rai. Dio cane. Quindi, 1 milione di iscritti adesso. Ok, so che magari sto... No, vaffanculo. 1 milione di iscritti adesso, punto. E
E però continuerò anche a fare questi video in cui parlo con il mio pubblico, non lo so, non so cosa intendo per parlo il mio blog, ecco. Video del cazzo in cui parlo. Un po' più lunghetti, un po' più noiosi, che però aggiornano la situazione che mi passa per la testa. E non saranno sempre a riguardo del canale, però in questo momento io sto pensando molto al canale, quindi questo è ciò di cui parlerò, gang. Altre volte invece parlerò di me stesso. C'è un tipo che ha commentato: oh, parlaci un po' di te stesso. E allora parlerò un po' di me stesso, magari nella prossima puntata.